Max, dei Marro Bronzo, buongiorno e benvenuti al nuovo episodio della Chipstorm. Sta registrando con noi, cioè anzi, ci fa compagnia all'interno della registrazione, il nostro amico Mabone de Mabonis. Buonasera, signor Mabone. Buonasera a tutti, ragazzi. Come stai, Mab? Sei tornato dalle vacanze? Sono tornato dalle vacanze, sì, con un canale andato un po' a puttane, ma sono tornato. Ma è normale. Pensa a Carbo quando tornerà a registrare che si troverà tipo a 2 views al mese più o meno. Solamente gli stronzi che vanno a vedergli i cosi. Allora, oggi lunedì, che è il mio giorno libero dal lavoro, e dato che io non avevo un cazzo da fare, ho deciso, mi metto a registrare qualche cosina. Allora, io avevo un paio di idee, però una che è un poco più, diciamo così, avanzata, ne volevo discutere insieme a voi altri, perché non so bene che cosa fare. Allora, adesso i progetti praticamente di oggi sono due principali, uno un po' più serio e uno un po' più cazzone. Allora, quello un po' più cazzone, che si ricollega a un'altra cosa un poco più cazzona, riguarda praticamente la mod, quella là dell'Archimedes Ship. Ho un paio di idee su come utilizzare dei timoni, tra cui magari farmi anche una cazzo di barchetta, che sarebbe anche carino farsi la prima barca, dato che la cosa si chiama Shipstorm, no? Dopo il 20° episodio, so che arrivo sempre in ritardo, però sarebbe anche carino farsi una cosa. Mentre il secondo, come molti di voi mi hanno suggerito, non vado a vedere a spiegarvi chi è stato, però bla, e farmi praticamente delle batterie della Mechanism un poco più grosse, anche per il fatto che adesso io in teoria c'ho una Gravity Chest Plate e magari sarebbe anche carino avere praticamente un modo per ricaricarla. Cioè, tu ti sei fatto la Gravity Chest, ma non c'hai il modo per ricaricarla. No, infatti, ma il bello è che tra l'altro Jolly, per chi ha seguito la live, mi ha anche costruito questo cazzo di impianto, cioè l'MI Drive, che sta anche... sta anche collassando sotto il peso di tutta la merda che ci ho messo dentro. Jolly dovrà insegnarmi com'è che si usa questa cazzo di mod. Dopo facciamo qualche cosa, Comunque, per chi ha seguito la live, dicevo, ci sono un sacco di chest che mi ha lasciato il signor Jolly, che altro non sono che delle chest compattate della Dartcraft, che praticamente fanno sì che tu le puoi prendere su con tutta quanta la merda che hanno dentro. Quindi 3/4 del mio inventario ancora all'interno di queste chest, non catalogabile, eccetera. Quindi, tra l'altro, un altro progetto che probabilmente sarà per il prossimo episodio sarà quello di riempire questo MI Drive di un sacco di altri dischi fissi, perché la merda comincia a essere veramente tanta. E l'altro ancora episodio, questo qua ve lo spiego dopo. Questo qua allora è praticamente uno dei... No, il progetto qual era? Era un altro progetto che volevo fare. Mabba, non mi ricordo più che cazzo volevo fare. Puttana miseria, ma come cazzo? Buono, Max, buono. Sì, no, faccio cagare. Ah no, sì, le batterie, dicevamo. Bene, vediamo qual è il crafting delle batterie. Allora, Dunque, devi fare l'ultimate cube. Possibile. Devo trovare cube, perché sarà energy cube. Ci sono il basic, l'advanced, l'elite e l'ultimate. Direi di andare direttamente sull'ultimate, così non ci pensiamo più. Allora, l'ultimate ha un sacco di atomic core che non voglio neanche immaginare come cazzo si facciano. Dopodiché ha l'elite energy cube, che ha come base l'advanced energy cube. Quindi dovremmo per forza fare questa merda di basic energy cube. Quindi va bene, andiamo sull'energy cube. Prendo un attimo i materiali e vediamo come cazzo. Cosa si fa l'energy tablet? Cazzo, altre ricce d'alloy. Tanto oro, serve tanto oro, cazzo. Che schifo. Vediamo quanto oro abbiamo, che non lo so mica, Allora, no, non il metallurgic infuser, ma gold. Ne abbiamo 44, non va male. Mentre di redstone ne abbiamo 100. Mentre di ferro, cioè di iron, ne abbiamo 790. Lusso. Va bene, allora io adesso 34. Praticamente... dimmi, ma va? Ne ho 34 di ferro. Meno male che ho requerry, perché sennò barbone. Metallurgic Infuser, che tra l'altro va anche la velocità del lampo, perché risente ancora dell'influsso della Time Torch. Quindi mentre io metto a cuocere un po' di circuiti, che tra l'altro io penso anche di avere qua, a dire proprio la verità vera, però in realtà qui mi dice che non è vero, quindi indifferente. Comunque, in pratica, una volta che io ho fatto un poco di circuitozzi, avrò bisogno di fare quelle cose là. Va bene, ci sentiamo quando io ho fatto il crafting, almeno per l'unità di energia subito successiva a questa. Quindi a tra poco. Ok, e la prima è fatta, abbiamo l'Advanced Energy Cube. Quindi adesso andiamo di nuovo all'interno della Crafting Station e vediamo con la U come... attenzione! Circuiti, di nuovo energy tablet e 2 diamanti. Guarda, questa qua la possiamo addirittura fare in anteprima. Allora, vediamo un po'. Poi ci vogliono
due di qua e due di qua, e ci vogliono da mettere un sacco di redstone, quindi tipo facciamo così. E te... oh mamma mia, ok, meno male che non l'ho cagata. Questi si mettono qua e poi ci servono due diamanti. Avremo due diamanti del cazzo all'interno della crafting, no? Guarda quanti, addirittura tipo tanti. Allora, tipo tantissimi. E dovremmo avere anche i cazzo di circuiti, perché i circuiti quelli mi ricordo di averli, cazzerina. Non può essere che non ce li ho. Allora, qui non ci sono. Qui non ci sono. Dove cazzo sono? Eccoli qua, guarda che figata. Control circuit, toh. Vediamo se siamo fortunati. E questi qua vanno bene, sono gli equivalenti, quindi dovrebbero... Oh, ok, Elite Energy Cube fatta, ma bonus. Siamo pro, sì. Cazzo. Sì, sì. Io ne ho tre. Vaffanculo. Come demolire le mie, Stupida bestia, allora. Non volevo, però era troppo... Però era così, no? Era servita su un piatto d'argento. Allora, di nuovo, qua servono questi così qua. Che a quanto pare sono più o meno il centro per ogni merda di crafting. 1 e 2. E dopodiché che cazzo serviva? Gli obsidian ingot, mi pare. Atomic core, come... Che cazzo è? Obsidian dust, osmium dust, pulverized obsidian. Ma andate a fare in culo tutti quanti. Ok, ci sentiamo tra 30 secondi quando ho capito com'è che si crafta sta roba, Grande cazzo. Ok, il signor Maba ci ha rifornito di ossidiana, di lingotti di ossidiana e anche di... ossidiana polverizzata, quindi adesso dovremmo essere addirittura in grado di completare il nostro crafting con queste messe qua e con queste messe qua, e infatti ci sono 4 atomic core che ci aspettano, 1, 2, 3 e 4, e abbiamo detto che ci serviva ancora una cosa, due obsidian ingot, fantastico, quindi basta metterli qua, plic, plop, plac, bene, abbiamo un ultimate energy cube, quindi adesso tutto quello che dobbiamo fare è rimuovere questa cosa qua del cazzo con questa cosa qui. Chiedo scusa, però sono molto malato. E bam, mettiamo a caricare l'ultimate energy cube, che adesso ci metterà il suo tempo. Vedete che si sta svuotando. Però dovrebbe funzionare. Tra l'altro sarebbe carino anche fare un upgrade all'alto. Quasi quasi lo faccio, Mabba, no? Ma sì, ma dai. Ma sì, già che ci sei. Ma sì, perché aspettare. Bene, qua ho tolto corrente a metà dell'impianto, ma va benissimo, tanto. Quindi, ma sì, chi se ne fotte. Allora, riproviamo dunque. Quindi bisogna mettere questo qua. Ma mi serve altro gold. Boh, servirà un po' di roba, va bene. Upgrade anche questo e ci sentiamo, Ok, Atomic Core fatti. E credo che ci siamo, vediamo un po'. Sì, Ultimate Energy Cube, fantastico. Adesso io non ho idea di come in teoria questo qua si alimenta con questo. Con quale? Aspetta, perché devo capire un attimino. Come prende energia questo? Da questo, vaffanculo. Allora basta prende semplicemente energia che da qualunque cosa. Sì, basta sì, che sì. Quella striscetta, sai qual è? Da lì esce lì l'output. Allora, vediamo se è giusto. La striscetta dovrebbe essere presa da qua, che poi va da qua, che poi alimenta il resto. Qua questo si sta caricando, qua questo no, perché ovviamente sta prendendo energia da questo, e basta, bene. Tra l'altro, a me veniva in mente che io con questa operazione ho veramente quasi terminato il gold, solo che il gold è, diciamo così, un minerale piuttosto importante. Allora, ti ricordi mica qual è il numero atomico dell'oro, signor Mabone? Max, ma di che mi stai a parlare? Ok, cioè... scusa. Allora, se non mi ricordo male, dall'angolo della cultura, il numero atomico dell'oro è intorno al 79, perché ci sono mercurio, oro e platino, se non mi ricordo male. Quindi adesso andiamo a vedere se mi ricordo bene. Minechem. Pagina 2, tavola periodica degli elementi, abbiamo lo stronzio che è il 38, europio 63, renio 79, è possibile? Iridio, cazzo. Iridio 77, platino 78, oro 79, mercurio 80. Ah, vedete, 79. Io avrei messo invece mercurio, oro e platino, invece era il contrario. Quindi praticamente io posso fare dall'iridio, che però è un casino da prendere, vediamo un po', dunque vediamo un po' l'iridio a numero 77, e io da dove cazzo lo prendo? Solamente dagli iridium ingot, che è un attimino dispendioso.
Iridio, iridio, iridio. Qua abbiamo fosforo, qua abbiamo potassio. Oh, tungsteno. E titanio, ferro, che però è leggero. Boh, in pratica io volevo prendere un po' di merda, d'accordo, e schiantarla nell'Atomic Disassembler in maniera tale da poterlo trasformare in robe un poco più pesanti. Allora, il tungsteno è già buono, però va bene qualche. Allora, di nuovo ritorniamo nella tavola periodica degli elementi. Mi sarebbe utile costruire una tavola periodica degli elementi, cazzo. Allora, vediamo un po'. Dunque, qua c'è l'iridio, osmio, regno, tungstenio, tantalio, afnio, un sacco di roba rosa che sicuramente è prosecerio, lantanio, bario. Da dove cazzo si prende il bario? Non si prende da nessuna parte. Porca puttana, si può solo craftare. C'è l'osseno, c'è lo iodio. Neanche, c'è il tellurio, antimo, tin. Oh, fantastico, cazzo, il tin ha peso atomico 50. Quindi per arrivare al 79 ce ne vuole un po', ma neanche tantissimo. Quindi adesso prendiamo, dunque, tin 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 tin, rin tin tin, vediamo un po' di tin quanto ne abbiamo. Rin tin tin. Rin tin tin era un cane e noi ne conosciamo uno insieme, vero signor Mab? Però non si può dire. No, non si può dire. Va bene, quindi prendiamo sto tin e lo sbattiamo all'interno del Chemical Decomposer. Bam! Madonna quanto ha tirato una laggata! È perché ogni lingotto di tin mi pare che sono 16, 16 tubetti, quindi tipo 16 per 41 me ne ha craftati un 400. Ecco, infatti. Buono Max, buono. Sì, e infatti adesso tipo sto facendo crashare l'istanza perché sto tentando di disassemblare tantissima roba ed è anche Vediamo. mancata la corrente, madonna, mamma mia, Ah, ma va sì. a dormire ti prego perché qua mi sta per crashare l'istanza. Ok. Tanto c'è, più o meno ci sono 2 o 3 secondi di ritardo. Yeah! Posto? Sì, però sono ancora a 1 FPS quindi vuol dire che ho ancora un attimo di problemi. No, io grazie a Dio sono ben lontano, ok. Forse no, cazzata. Ci sono 1 o 2 secondi adesso di ritardo. Sono ancora con la. Attenzione, 1 FPS. Non è possibile. Laggata micidiale incoming. Sì. Oh, aspetta. Forse ci siamo ripresi. Il Chemical Decomposer sta ancora prendendo tutto quanto il tin possibile e immaginabile. Immagino, infatti, qua sti. Sono pieno di tin fino al buco del culo. Mabba, porca puttana, che cazzo Perfetto. combina. Aspetta, aspetta, che. Ho fatto una minchiata. Allora, aspetta. Gold chest, ce ne abbiamo. No, puttana miseria. Oddio. Aspetta. Mabba, ho fatto una minchiata. Sono pieno di stagno adesso. E no, sotto Ah, forma di mica si sono boccetta. Che legati. cazzo di minchione che sono. Aspetta un attimo, eh. Allora, mettiamola qua per il momento. Dunque, questa qua è tutta la mia roba. Quindi facciamo shift, spazio e via. Ok, mi sono liberato. Adesso, com'era? Shift per lo stagno, shift alt per lo stagno. Com'era per prendere sulla roba? Ctrl shift? Sì. Sì, Ctrl Ctrl shift per lo Shift. stagno. Sì. Aspettate un attimo che c'ho ancora ste laggate furibonde. Povero, povero, povero il mio PC. Quanta chimica sto bistrattando, tipo, ma probabilmente c'è anche qualcosa di strano in quel tipo di stagno lì, perché me ne sta producendo veramente troppo. Si è buggato lo stadio. Ti giuro, cazzo, c'ho lo stagno buggato. Ma guarda che c'era gente tipo che è andata nelle paludi e ha trovato lo stagno buggato, ma in un'altra maniera. Dio santo, 2 FPS, mamma! No, ma va dritto, cioè va perfetto. Ma no, è Qua. solamente in sta area qua che è allucinante. Dunque, aspetta un attimino, Ctrl Shift via. Que Adesso tirerà un'altra laggata perché faccio Ctrl Shift via e riprende l'altro stagno. Ctrl Shift via. Vediamo quanta se ne mette qua. No, ancora niente. Ha finito. Ah, ho aperto il Chemical Decomposer. No, Mabba! casino. Ok, ha finito, Mabba. Ha finito. Ha preso tutto lo stagno possibile. Shift, Ctrl, datemi tutto lo stagno. Puttana miseria. Shift, via anche questo. Dai. Oh, siamo arrivati a prendere tutto lo stagno possibile. Basta stagno? Basta? Basta? E ne ha preso un po'. Carbonio, stagno, basta, stagno, questo è silicio. Ok, bene, abbiamo preso tutto lo stagno. Madonna, babba, c'ho tipo Tipo l'inventario pieno di stagno. chimico fallito. Ma quanto sono deficiente. Allora, aspetta un attimino, dunque, io devo liberarmi di 2 strisce e riempirmele di ossigeno. Madonna santa! Allora, questo cos'è?
ossigeno e questo è carbone. L'ossigeno ha numero atomico 8, quindi è per questo ancora uno, plonk. Adesso F, che così c'ho la gravitation suite che ho detto che voglio salire, grazie. Adesso entro qua dentro, la fusion chamber è ancora tipo attiva, adesso metto dentro il tin e metto dentro l'ossigeno e si crea cerio che non me ne frega niente, però adesso praticamente rifacendo questa reazione 560 volte creerò un sacco di cerio e quando l'avrò fatto creerò l'elemento successivo nella tabellina dell'otto, d'accordo, e poi correggerò con l'idrogeno fino a quando non mi troverò d'oro, dopodiché vi dirò da 41 lingotti di tin quanti lingotti di oro sono venuti, che in teoria dovrebbero essere sempre 41, ma non si sa mai, ci sentiamo tra una mezz'ora quando ho finito di tipo schiantare tutti quanti gli atomi possibili immaginabili. A dopo. Benone, abbiamo dunque, aspetta, 9x2, 18 stack di cerio. Prendiamo altro ossigeno e vediamo cosa cazzo viene fuori. Ma sì. Ma sì, tanto, dunque shift. Boom, altro ossigeno, così almeno ci svuotiamo di quello che c'è di troppo. Vediamo cosa succede mischiando cerio e appesantendolo di 8. Dunque, cerio più 8, cerio più 8 viene fuori di prosio. Cos'è? E non lo so. E dopo il diprosio cosa viene? Tungsteno. E dopo ci si deve fermare, cazzo. Ok, arrivo fino al tungsteno e dopo vi faccio sapere. Ok, siamo arrivati a innumerevoli stack di tungsteno che ha numero atomico 74. Per arrivare al 79 devo aggiungere tutte quante queste stack volte 5 di idrogeno. Ci sentiamo tra poco. Quindi si passa al renio. Dopodiché si arriva all'osmio, via di iridio, platino, signori, platino. E infine, se Dio vuole, aurum, il gold, quindi l'oro. Adesso, tra l'altro, avrete notato che io ho molte meno stack di idrogeno praticamente possibili per, sì, finally, per poter fare queste reazioni, perché io a forza praticamente di aggiungere piccole quantità di idrogeno, cioè aggiungendo praticamente un elettrone e un protone alla volta agli atomi per renderli più pesanti, è andato a finire che ho finito tutto quanto l'idrogeno che io avevo a disposizione, che per carità non è niente di particolare, perché io prendo una pompa, la metto nell'oceano che tiri su acqua, la metto che si svuoti all'interno del chemical decomposer, faccio un tubo praticamente per portare fuori l'ossigeno in eccesso e chiedo scusa, e praticamente mi rimane solamente una gran quantità di idrogeno. Tra l'altro, considerato che l'oro ha l'elemento chimico 79, io cosa avrei potuto fare? Perché questo qua è stata una cosa, diciamo così, inventata sul momento, però a cosa avrei potuto fare? Avrei potuto spacchettare chili e chili di sabbia per arrivare praticamente al silicio che ha numero atomico 14. Ogni volta che io metto insieme due di silicio viene fuori l'elemento corrispondente, e un multiplo del silicio, un multiplo di 14 è 70, quindi per cui avrei potuto schiantare silicio fino ad arrivare a 70, che non mi ricordo che cazzo di elemento è, aggiungere una volta solamente l'ossigeno e 8 per arrivare al 78 che è il platino, e una sola volta l'idrogeno per arrivare appunto all'oro. Quindi volendo noi possiamo ottenere oro anche dalla sabbia, però con un acceleratore di particelle che è lievemente tipo più efficiente del setaccio. Adesso mettiamo tutto quanto l'oro all'interno del nostro chemical synthesize machine e vediamo quanto cazzo di oro ci viene fuori. 36 lingotti per il momento e 44, quindi vedi che siamo andati in positivo, non me ne sono inventata, Maba, tipo evidentemente c'era qualche cazzo di molecola in più che ci serviva. Adesso io tra l'altro buono, ho un sacco, meglio. Sì, facciamo un po' di platino, dai, vediamo un po' se funziona il platino. Dunque 16, sì, pulverized shiny metal, quindi adesso io posso fare din. E abbiamo anche 24 di platino così a caso. Adesso andiamo da Vimbora, no, ma abbiamo una fornace anche qua, vediamo un po'. Fornace, questa qua è la black furnace, quindi non penso, perché è una specie di grinder. Questo è il compressore, quindi niente, questo ci manca una fornace, boh, possiamo anche utilizzare questa qua, dire la verità. Va bene, quindi adesso io mi metto praticamente a sfornare anche platino, perché mi piaceva. Questo oro lo mettiamo all'interno di questo. E ora ci dobbiamo fare, per concludere questa puntata, l'elm.
porca puttana, non si scrive così. Questo è quando una mano ti va tipo fuori nella tastiera, d'accordo? L'helm che si fa con 4 stick, 4 spruce wood e un cazzo di lingotto di ferro. Quindi adesso andiamo su iron, che ne abbiamo uno, anzi ma faremo due perché siamo fichi. Andiamo sugli stick, ma ne abbiamo solamente 4. Andiamo sulle plank. Plank, plank, plank di pla. Non abbiamo planks. Ma perché? Wood? Ma come cazzo? Ma Dio, ma di... questo qua è Jolly che tipo mi ha messo le ceste. Oh, adesso io devo cercare nelle ceste. Quanto cazzo di tin mi è rimasto dentro le casse? Ma dai, ma... me l'avrò moltiplicato per 2, per 3, una roba di sto tipo. Ma cosa cazzo me ne faccio di sto stagno? Io lo risintetizzo, cazzo. Ma sì, è qualcosa. Ma sì, ma perché? Ma scusa un attimo, Boom, adesso rimetto dentro lo stagno perché non è mica possibile. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 16... Bam, e mi viene il pulverized tin. Va bene, metto dentro tutto quanto lo stagno. Splanf, metto dentro tutto quanto lo stagno. Splanf, metto dentro tutto quanto lo stagno. Splanf. Ah, è finita la corrente. No. Io non posso dormire. No, ma, se, ma non capisco veramente perché di corrente ne arriva. È che ogni volta 10.000, quindi dunque stagno. Ok, no, è che non riesce a essere trasportata così velocemente all'interno della Chemical Synthesis Machine, cioè l'energia c'è, è che non ne ietta abbastanza rapidamente, quindi devo mettere al posto degli Universal Cable Basic, mettere qualcuno di più potente, perché altrimenti non finisco più. Comunque, sempre da queste cazzo di 40 di stagno, io sono riuscito ad arrivare a molto più stagno, quindi c'è qualcosa che non va in quel tipo particolare di stagno, tipo che si è moltiplicato da solo per 3, per 4, una roba di questo tipo. Sono riuscito tipo a tirarne fuori una stack di gold e altre due stack di stagno da 40 di stagno, io non ho mica capito, ma... c'è qualche problema con sta cazzo di minecam, Mabba, io non te lo volevo dire, ma... me ne sono accorto. Chissà, no? Così, per esempio. Strano, non sono piste mod, no. Ma non è che sono P, è che sono proprio, come si dice, buggate i loro, cioè non, neanche buggate. Non hai bisogno di usare il procedimento che si usa per la mecha per tipo triplicare, quintuplare gli oggetti. No, infatti, io tipo ho semplicemente i lingotti di team, li liquefo e dopo quando li rimetto insieme ce ne sono di più, non so perché, boh. Evidentemente avrà utilizzato, sarà passato per lo stadio di Pepita, non ne ho la minima idea, giuro, ma non capisco però. Quello che non lo sa sicuramente sono io. Sì, infatti, proviamo tra l'altro ad analizzare questo tin che magari ha qualche tipo di storia strana. No, questo qua è già la cosa, microscope. Ting, porca puttana. E se io invece lo tiro fuori e lo metto direttamente a sintetizzare, lagga, quindi vuol dire che non è... Ah no, il chemical decomposer neanche lo frigge. O sì, aspettate, perché sta andando tipo a 2 fps, quindi vuol dire che sta qualche cosa macinando, solo che non capisco cosa. Sì, stavo macinando qualcosa perché andavo a 3 fps. Ah ecco, quindi ho fatto di nuovo crashare all'istanza. Non lo so, crashare. Prima ne ho messi 40 di lingotti, ancora mi sta insultando la mamma. Adesso probabilmente è passato alla sorella, alla cugina. Vediamo un attimo, Povero chemical decomposer. Ci sto mettendo dentro tutta la merda di sto mondo. Dai, non mi crescere all'istanza. Voglio solo semplicemente scomporre un cazzo di tino. Non è difficile, dai. Per il mio quarry che va a rallentatore. Non sto scherzando. Sto bruciando un server per scomporre un lingotto di tin. Vedi cosa succede a mettere troppe mod, cazzo. Che poi non lo riconosce. Sta facendo tipo una quantità spropositata di team. Non mi apre le chest. No, mi è crashata l'istanza. Mamma, non so cosa fare. Ok, ci sentiamo quando ho smesso di andare a un FPS. Arrivo subito. Puttana miseria. Alla fine ho risolto togliendovi il team da chemical decomposer. Ma che cazzo. Il mio cuore funziona ora. Chissà che strano. Aspetta che vado nella tavola di conversione, che magari c'è qualche cosa di particolare. Allora, tin, posso fare così oppure posso fare così. Quanti cazzo ce ne sono? Allora, facciamone 4. 1, 2, 3, 4. Quanti tipi di tin ci sono? 4, 5. Infatti. 1, 2, 3, 4. Ma quanti cazzo ce ne sono? Galacticraft, Tinkers, Thermal, Mechanism e Smash Resource. E quante cazzo? No, anche quello della Forestry. Ma che è? Aspetta. Allora, io devo arrivare fino a Galacticraft. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11.
Veramente? Beh. Ma che cazzo. Forestry, però... Industrial Craft, Galactic Craft. Aspetta, aspetta, aspetta. Adesso li metto tutti quanti all'interno della tabella di conversione, che così vediamo. Dunque, 6, 11 abbiamo detto. Quindi 1, 2 e li cambiamo tutti quanti. Dopodiché cambiamo solo quello dopo. Dopodiché cambiamo solo quello dopo e viene fuori un altro tipo di tin, un poco più scintillante. Dopodiché li cambiamo di nuovo. Dopodiché li cambiamo nuovamente. Ma guarda te che cazzo di roba, ma vi prego. Ma perché tipo i mondi di Jolly, sai quelli della Galacticraft? Sì. E ogni mondo cambia il tin. Tipo su Marte. Ah no, ecco, io sono arrivato al a quello della Galacticraft e poi sono ritornato indietro. Ah. Sì. Qui c'è quello di Marte e... No, poi... no, io ne ho solamente 7 tipi diversi. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sì. Quindi raggruppa quelli dei diversi mondi, uno solo, meno male, anche perché sennò sarebbero 11. Ma guarda te che roba. Adesso sarebbe carino sapere. Dunque, quindi praticamente quello della Tinker's Construct fa crashare tutto. Vediamo quello della Tin Ingot della, della Thermal Expansion. Buongiorno. Boom! No, questo me l'ha bruciato immediatamente. Ah, buono. Senza neanche laggare, questo è strano. Mettiamo quello della Mechanism. Anche questo 16 di Tin. Quello dell'Imesher uguale. Quindi per ora solo quello. Quell'altro. Solo... Dunque, adesso manca quello della Forestry. Ah no, due della Forestry. Quello della Forestry e quello della Galacticraft. Che mi pare che era quello che dava più problemi. Proviamo quello della Forestry. Quello della Forestry neanche lo scompone. Buono così. Proviamo quello della Galacticraft. Che se tanto mi dà tanto. Eccolo. 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 Boom! Ha tirato una crashata, è scomparso del tutto e non ho idea di quante me ne abbia fatte. Dio. Ah, ok, abbiamo capito dov'è il bug. Praticamente un so. Dunque, da 57. Che cazzo. Aspetta che riproviamo, che così facciamo un po' la prova empirica che non riesco a fare a testa. Quindi, praticamente, qualunque cosa fatta dalla Galacticraft te la scompone in. Vediamo. In due stack e 17, d'accordo, di stagno, anziché 16. Quindi praticamente c'è un guadagno del 500%. Ma se tu grindi roba di altri modi. Vedete, non è che è la minecam che è buggata, è la minecam che è riferita ad altre mod. Si bugga le altre mod. Esattamente. Cioè, nel senso, è il fatto di metterle insieme, non è tanto il fatto della mod di per sé, perché è così. E quindi pensa un po' te, boh, ho un sacco di stagno, va bene, faremo lo stagno, che cazzo vuoi che ti dica? Vado a dormire un altro attimo. Non so neanche se può essere considerato bug using, perché, cioè, nel senso, se il gioco lo fa, vuol dire che non è che stai facendo un'inesattezza. È semplicemente che quel tipo di cosa lì particolare, allora boh, evidentemente lo eviteremo. Non so neanche come si fa, cioè, boh, yeah. Silicio. Boh, direi di lasciarlo. Bisogna dire tipo al creatore della mod che ha fatto qualche minchiata, perché sì. Cioè boh, ho cos'è, due stack e 20 polveri di stagno più quelle che si sono messe a cucinare prima. Sì. No, questo qua è platino, porca puttana, ragazzi. Si dice, cos'è che stavo facendo io? Ah sì, dovevo fare dovevo fare l'elm, porca puttana. Ma qual è l'elm? L'elm è della... il timone, quello là della... Il timone della galacca, capito. Hai capito, no? Sì. Adesso vado a spaccare alberi e ci facciamo un paio di timoni, così la gente sa che cazzo fare. Ok, fatti due elm. Allora, il primo progetto è quello di farmi una barchetta della merda, d'accordo? Quindi adesso ci facciamo proprio una barchetta 2x2. Minchia. Vediamo se mi è rimasto altro legno, no. Mamma mia, ma buone, non sto proprio per niente bene, te lo dico. Si vede. Si sente, no, soprattutto. Vediamo un po'. Block. Oh, abbiamo fatto la nostra fottuta prima barchetta.
E siamo anche salpati dall'isola del Teschio per la prima volta. Boh, quella là è la barchetta prima, d'accordo? Non gli do neanche un nome così. Mentre l'altra minchiata che io volevo fare era questa. Perché dato che quella cazzo di isola per andare nella terra promessa è in culo alle cose, allora adesso io mi sono rotto le palle, la prendo e la porto giù. Grazie al Oddio! suggerimento di non mi ricordo chi, che ha detto prendi la cazzo di isola e portala e pilotala verso il basso. Tra l'altro adesso Ma qual è l'isola? l'isola quella là della, come si dice, della quella che porta la terra promessa, quella che ho Ah, fatto quella con lo che porta, scettro. capito. Sì, È pronti? E capito. via! Oh, chissà se sto scendendo. No. Oddio. Che bug! Che bug incredibile! No, porco Giuda, ragazzi. Oh no! Ok. Cioè, l'elmo si sposta, ma l'isola no. Che cazzo vuol dire inamovibile? Ma come? Ma va, magari è un bug No, no, visivo te lo lì. giuro. Cioè, questo cazzo di elmo non funziona. Aspetta che vado un poco più su. Magari provo tipo da qua sopra, magari funziona. Ok, off, lo metto tipo qua. Pronti? E continuo. Oh, adesso sì che l'isola. No, però sto tipo pilotando solamente il tempio con tutto il portale. Aspetta, adesso arrivo. Arrivo giù. Mabba, aspetta un attimino. F5. Pronti? Dicevano che avrei potuto fare qualunque cosa, così mi sono messo a... Guarda come l'ho sventrato. Così mi sono messo a pilotare i templi di quarzo. Perfetto, Mabba. Missione compiuta. Ho fatto affondare il tempio di quarzo. Pluk. Splat. Allora, che cazzo. E adesso bisogna portare anche il resto dell'isola giù, ma non, perché non è mica possibile. Tra l'altro, vediamo se... Sì, il portale è rimasto, mabba! Quindi adesso finalmente ci posso anche passare, tipo, l'ha preso come blocco, che bello. Bene, allora, Gravitation Engine off, Gravitation Engine on, e ritorniamo di sopra, ho detto, grazie. Per spostare anche l'isola, cazzo, non è possibile che l'isola non si possa muovere mentre il tempio di sopra sì. No, mabba? Cazzo di bug marcio. Ma lasciamo stare, va. Ok, cazzo, questo sembra terra, è dirt, d'accordo? Quindi se faccio così... Eh no, cazzo, si muove solamente... È come se la dirt fosse inamovibile. Che cazzo vuol dire, puttana miseria? Allora... La grandezza è giusta. Ma sì, figurati. È proprio che... Ma no, altrimenti mi direbbe che non la posso neanche muovere. Oddio, tu pensi che sia perché più di 2000 blocchi? Ma no. Non penso, Allora, cioè. sta cazzo di isola si deve muovere, ho detto. Adesso tu me la fai muovere, maledizione. No, tutto quanto quello che è collegato all'isola non si può muovere. Cioè, sono riuscito a scardinare via il tempio. E fa... Portato via tutto. Porca puttana. Boh, scaviamo almeno, facciamo... Ci smaciulliamo le rotule. Ok. Bene, abbiamo spostato in giù il tempio in qualche maniera. Pluff. Dovrei probabilmente pilotare quel cazzo di tempio in un posto più consono, perché in mezzo al mare è un po' una merda, diciamo. Intanto la porto davanti all'isola del Teschio, poi ne riciclo tutto quanto il quarzo e lo utilizzo come materia prima per l'isola del Teschio. Sono proprio un uomo malvagio. L'isola Blah del blah blah, pam Teschio. pam parabam pam parabam pam parabaranchi. Quanto sono coglione. Dannone. Non so, secondo me mabba dovrebbero... Ecco, la gente che dice, ecco, troppe robe tecniche, non sei più un pirata, che ecco, mangiatemi la merda adesso. Mangiatemi Infatti. un po' tutta quanta l'avida merda. Oh, sono proprio contento. E adesso spacchiamo tutto. Lasciando Tanta intera cacca. solamente tipo la... Che figata. Lasciando intero solamente il cubetto, quello là con la cosa per la terra promessa. Chissà se ne lascio intero solamente uno. Boh, dovremmo fare degli esperimenti. Comunque, per l'altro video o l'altra cosa molto cazzona che volevo fare, che non è questa ma è un'altra, ve lo faccio vedere nel prossimo video, perché effettivamente questo qua è diventato anche troppo lungo, come al solito, quando mi metto da fare le robe a braccio, diventa tutto quanto... Boh, comunque io non me ne vorrete, ma comincio tipo a disintegrare questo cazzo di coso di quarzo e dopodiché probabilmente lo riciclo all'interno del Chemical Decomposer. Secondo me, aspetta però, io dovrei avere la calamita perché non posso mica rischiare di perdere tutto quanto questo buon quarzo. Ale, lo vediamo Ale. anche che cosa succede. No, ho aperto il coso. Allora, pipipipipipi.
Eccolo qua. Magnete già attivo, tra l'altro. Aiuto, mamma. Minchia, sei proprio messo male. Abbastanza, non c'è male. Però continuo a far video, cazzo. Oh, buttalo via. Va bene, almeno per la puntata di oggi direi che è tutto. Io saluto il signor Mabone che mi ha fatto compagnia all'interno di questo video di cazzonaggine estrema, dove abbiamo scoperto di avere lo stagno buggato e il fatto che non è tutto lo stagno, ma fatalità, proprio un tipo particolare di stagno che avevo. Perché naturalmente i bug non è che te li devi cercare, sono, diciamo così, giusto la roba più OP e più stramba ti deve capitare proprio quando fai un video, no? Vedi, la gente poco fantasiosa si fa i mondi single player di testing, io me ne fotto, provo tutto quanto all'interno della cosa, se mi scompare il salvataggio e faccio crashare il server, boh, non sarà un problema mio. Grazie mille, signor Mabone, per la compagnia. De niente, è stato bello. Il signor Mabone, come tutti quanti voi ormai saprete, ma ve lo dico perché, insomma, lo dico sempre alla fine del video, è uno dei tanti componenti della Geek Battery. Anche lui ha un canale e praticamente questo canale è all'interno della mia descrizione in caso foste interessati a vedere che cazzo lui combina in questo server. Per quello che mi riguarda, null'altro è rimasto da dire. Indi per cui, da Max dei Berro Fronzo, portavoce ufficiale della Geek Battery, adios a todos. Ah, è successo qualcosa di imprevisto. Dopo aver spaccato tutto quanto quello che dovevo di quarzo, è rimasto tipo solo il portale. Adesso proveremo a pilotare il portale. Però non si pilota il portale. Ah, questa giuro che non so come risolverla. Jolly. Vediamo se posso piazzare l'elmo sopra il portale. Vediamo, Portale è un blocco, quindi lo posso. Sì! Posso pilotare il portale. Ah, dato che l'altra volta abbiamo preso un cazzo di portale per la terra promessa con l'elmo, lo tratta come un blocco. Allora, se lo tratta come un blocco, lo posso prendere. O forse no. Forse questo blocco è indistruttibile tipo la bedrock. No, cazzo! Ci avevo sperato. E se invece lo picchio come se fosse una roba normale? Niente. È un'entità indistruttibile ma non inamovibile. Che culo. Jolly sarà contento. Piccolo aggiornamento. Ho provato a buttare Pillar Quartz Block all'interno del Chemical Decomposer. Viene fuori un sacco di silicio e del gallio arsenido. Arsenide di gallio. Che cazzo? Vediamo. Numero telefonico del gallio. Ma quanta cazzo di roba si chiama ga? Ok, gallio il 31, mentre l'arsenico mentre l'arsenico ha 33. Boh, meglio che un calcio nei coglioni.